progetto di portale www.associazionemobiliarevecello.it, che è un po' il frutto di 2 anni buoni di lavoro da parte dell'Associazione Immobiliare Vecello, che è un sodalizio che è nato nel 2013 e che racchiude oggi 10 agenzie immobiliari. Loro ci tengono a dire che mantengono sia l'autonomia giuridica che in tutti i sensi l'autonomia di gestione del lavoro quotidiano, però si sono associati per dar vita ad una serie di iniziative, tra cui sicuramente la più importante e la più significativa è questa del portale. È un progetto complicato, complesso. Io credo che all'interno di qualsiasi categoria professionale non sia semplice, e per questo abbiamo voluto coinvolgere anche l'amministrazione comunale della persona di Vittoria Sasso, perché credo sia piuttosto complesso nel nostro, come dire, presaputo individualismo italiano e meridionale in particolare, riuscire a far dialogare, cosa che noi stiamo facendo direi egregiamente bene, una serie di professionisti che per certi versi rischiano di diventare anche ormai amici, ma diciamo una serie di professionisti dove hanno anche degli interessi contrapposti. Che cosa può fare il notaio e come la vede il notaio? Allora, il notaio senz'altro viene chiamato nella fase preliminare della contrattazione, già fin dalla fase preliminare. Quindi se è richiesto notaio, io cerco una casa, dove posso andare? Beh, io suggerisco si rivolga a un'agenzia di fiducia, in questo caso dirò, ma guardi un po' su internet anche. Quello che mi ha colpito è proprio la scelta da parte dell'acquirente dell'agenzia di fiducia. Perché mi è piaciuto? Mi è piaciuto perché mentre il notaio ha un dovere di imparzialità, nel momento in cui, nonostante sia scelto dall'acquirente, si dice tanto più notaio, tanto meno giudice, come diceva Carnelutti, perché il notaio ha una funzione antiprocessuale. Quindi il notaio guarda, da un punto di vista imparziale, l'operazione che si sta compiendo e quindi salvaguarda gli interessi dell'uno e dell'altra parte. Non altrettanto penso venga da parte dell'agenzia immobiliare, diciamocelo francamente, l'agenzia vuole vendere e quindi cerca di concludere quanto prima la trattativa. L'idea che poi possa concentrarsi sia la fiducia del venditore che la fiducia dell'acquirente in un unico soggetto, e va benissimo, non bene, però è altrettanto vero che forse anche i cittadini ricevono una tutela maggiore, ricevono che cosa di più? Ricevono intanto la possibilità di avere una visione molto più ampia delle proposte immobiliari del momento, perché ci sono 10 agenzie che immettono in un portale unico le loro proposte, e dall'altro riceve una tutela maggiore perché può affidarsi tranquillamente al proprio agente di fiducia, al quale magari chiederà mi verifichi se ci sono spese condominiali, mi verifichi se è stato deliberato qualche cosa, mi verifichi com'è questa situazione, se ci sono, non so, anche perdite, mi può indicare un geometra che mi va a vedere l'appartamento. Ecco, quindi io lo vedo un ottimo servizio anche per il cittadino. La nascita di questo portale è a servizio di tutti i cittadini di Biceglie. Immobiliare Biceglie nasce con lo scopo di velocizzare la compravendita di qualsiasi tipologia di immobile. Il cliente è libero di dare l'incarico ad un'agenzia di fiducia, la quale collaborerà con altre 9 agenzie associate a questa associazione. Il tutto proprio per snellire le pratiche di compravendita e quindi diminuire i tempi, che molto spesso sono piuttosto lunghi. Questo sempre salvaguardando quella che è una giusta concorrenza tra le 10 agenzie appartenenti all'associazione, proprio perché dobbiamo fortemente far passare il messaggio che ognuno di noi ha la propria indipendenza, siamo sempre autonomi e quindi questo deve essere molto importante. Come nella pratica funzionerà il rapporto tra cliente ed agenzia?
Ogni cliente è libero di affidare l'incarico alla sua agenzia di fiducia, appunto ho detto prima, la quale lo condividerà con le agenzie appartenenti all'associazione. D'altro canto, il cliente che invece intende acquistare casa potrà rivolgersi alla propria agenzia di fiducia per appunto avanzare eventualmente delle proposte di acquisto o di locazione su quell'immobile, anche se non è un immobile in incarico all'agenzia di fiducia.